È un bilancio lacrime e sangue quello che arriverà nella prossima settimana in Consiglio Comunale. Tutta colpa, sostengono Cialente e i suoi, dei mancati trasferimenti da Roma, dei milioni necessari per coprire le minori entrate legate al post-sisma. In attesa dello strumento finanziario, la maggioranza ha già deliberato un aumento del 20% della Tari, le tasse sui rifiuti. Un atto inaccettabile per i salviniani che hanno promosso una raccolta firma per mettere in minoranza il sindaco e i suoi ed arrivare allo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Beh, quello che si è verificato è veramente indecente. Eh, ormai questo comune eh, è un comune dove c'è la tassazione altissima. Ogni anno sono ormai tre anni che aumentano continuamente, non solo a livello nazionale il PD eh, aumenta le tasse e le riverbera sui livelli locali, ma questa amministrazione continua su questa strada. Per adesso hanno fatto solo e dobbiamo ringraziarli perché così è, ha detto il Sindaco che c'è stato un aumento del 20%, ma il rischio è che l'aumento arrivi al 50%. È inaccettabile, è inaccettabile che ci sia un bilancio ad oggi lacrime e sangue e molto probabilmente non si sa quando verrà approvato e come verrà approvato, se verranno tagliati ancora ulteriormente i servizi. Noi riteniamo che l'unica strada sia quella di sciogliere questa amministrazione, di sciogliere il Consiglio Comunale. Abbiamo già detto chiaramente, stiamo pronti, è eh, pronto il notaio per poter raccogliere le firme per arrivare a 17 e far cadere l'amministrazione, ci aspettiamo che qualcuno eh, da parte dei colleghi dell'opposizione, anche il problema è che ci vuole anche qualcuno della maggioranza che predica bene, cioè si lamenta ma poi all'atto pratico non è conseguenziale, dico con estrema franchezza che ad oggi ancora non, da parte degli altri non ricevo nessuna telefonata.